Incontriamo a questo evento Camilla Ancillotto, che è un'artista che espone delle opere molto particolari, che adesso ci illustrerà, una via di mezzo tra una scultura e una pittura. Sono molto particolari ed elaborate. Camilla. Sì, sono delle opere, diciamo, pittoriche tra la scultura e la pittura, che faccio soltanto io, insomma, lavoro a questo genere di cose, a questo stile, ormai da 10 anni. E diciamo che è uno stile innovativo dove lo spettatore interagisce con il processo creativo che l'artista ha predisposto. Quindi sono opere che richiamano lo stile classico, tradizionale, infatti anche la tecnica pittorica è tradizionale, insomma del 500, 600, 700, però appunto lo stile è innovativo e diciamo un pochino più particolare, un pochino più innovativo, ecco appunto. Dunque sono praticamente, materialmente sono dei blocchi, diciamo dei prismi, qualcosa del genere, ecco, sì, ne facciamo vedere uno su, di legno, su cui tu poi fai pitturi le varie diciamo facce, ma praticamente ognuna è una componente di un'opera diversa, giusto? Esatto, però tutte e tre le immagini si combinano, quindi per esempio qui la testa della Venere diventa da una parte la conchiglia del Nautilus e poi dopo diventa la stessa conchiglia diventa una giraffa, quindi si combinano e c'è un lavoro di progettazione, diciamo, abbastanza elaborato, perché lavoro su lucidi, sovrappongo insomma i lucidi e ogni parte viene, diciamo, si combina. Quindi per esempio qui la spalla della Venere, ecco qua, diviene la testa dell'Airone, che a sua volta diviene la coda della Murena, che era qui. Eccola. Quindi in pratica con un'opera simile uno ha in casa o dove un numero infinito di opere? Sì, non ci si annoia mai. Perfetto Camilla, senti, da quanto tempo è che tu usi questo tipo di tecnica? Da 10 anni, diciamo che il primo lavoro è stato, diciamo, la mia tesi di laurea in un master a New York, e era una Venere reclina che si trasformava in pesce. E da lì, da 10 anni a questa parte, anzi anche 12-13 anni, ho continuato a elaborare questo stile e insomma adesso faccio mostre in giro per il mondo. Perfetto, diciamo qualche riferimento intanto, dove li possiamo vedere, qualche riferimento ovviamente per i nostri amici su internet, e dove possiamo vedere esposte le tue opere? Allora, innanzitutto ho un sito, www.camillancilotto.com, e poi insomma volendo si trovano altre mostre che ho fatto, in programma adesso la prossima mostra sarà a Napoli, presso Castel dell'Ovo, nelle carceri, in autunno stiamo lavorando a questa mostra. E poi l'anno scorso ho fatto la Biennale di Venezia e ho esposto un'opera monumentale che in collaborazione con Save the Children, quindi il ricavato andrà in beneficenza ai bambini della Siria o comunque ai bambini che vivono in ambienti di guerra, insomma meno fortunati di noi. E diciamo, cerco sempre di essere molto attuale, di rivolgermi al sociale, perché diciamo che è importante anche per gli artisti avere sempre un riferimento, un occhio di riguardo a quello che ci circonda. Grazie.